Un saluto da Ponte News. I nasini rossi, così si fanno chiamare, portano gioia con il volontariato. Noi siamo andati ad intervistarli. Servizio. Allora, noi siamo un'associazione di Voghera, siamo un plan di corsi a Voghera OTP, operiamo sul territorio di Voghera, ma anche nelle città limitrofe dal 2016. Siamo circa 50 volontari e la nostra attività è principalmente terapia. Andiamo anche nelle MSA dove ci sono anziani. In questo momento siamo un po' limitati perché comunque abbiamo ripreso ad andare in MSA, ma con il peggiorare della situazione le varie MSA hanno comunque richiuso anche per noi. Come ospedali che al momento siamo ancora bloccati, abbiamo la pediatria di Voghera, l'oncologia pediatrica di Pavia, la chirurgia e la reanimazione di Voghera. Invece come RSA abbiamo un buon numero di strutture, tipo andiamo a Ritordio, abbiamo un po' di strutture, insomma. Sì, Ok, come mai i nasini rossi? Ma allora, nasini rossi è perché è lo strumento che abbiamo. È la più piccola maschera che c'è, però ci consente, pur essendo una piccola maschera, ci consente di arrivare alle persone, ci apre porte, mettiamola così. Vediamo che anche gli operatori sanitari ci considerano. Siamo cercati volentieri perché alleviamo le sofferenze, ecco. Cerchiamo di sollevare il peso del paziente, dell'ospite, della struttura. Ok, per quanto riguarda proprio l'ospite, parliamo adesso di bambini e dei vaccini, quindi come riuscite a dare un contributo concreto proprio anche a supporto dei più piccoli e invitarli proprio a vaccinarsi, cercando di tranquillizzarli il più possibile? Sia a Voghera, che è la nostra città, che a Pavia, e cerchiamo di dare loro un sollievo. Per la maggior parte quantomeno sono già consapevoli, ecco, di quello che andranno a fare e del perché. Poi c'è una fetta di bambini, soprattutto quelli un pochino più grandicelli, che sono assolutamente convinti e decisi, quindi il nostro è più un supporto, diciamo, vaccinazione per far sì che quel quarto d'ora che potrebbe essere lungo da far passare passi invece velocemente. Per invece quella porzione di bambini che sanno ma non sono così tanto convinti, hanno paura, non sanno esattamente che cosa vanno a fare, allora lì magari il supporto anche nella fase pre-vaccino è perché si fa passare il tempo, si chiacchiera, si distrae magari un po' il bambino, si allevia anche il genitore che a volte è lì, ma comunque non è proprio a cuor leggero. Quindi, insomma, il fatto di appunto parlare un po', non stare lì solo a pensare a quello che si sta per fare, può dare una mano. Poi nel pratico, la nostra mano, al di là delle parole, delle chiacchiere, consiste magari nel farli disegnare, nel farli leggere, piuttosto che nel dare loro un palloncino, insomma, cose banali, semplici, che però in quel contesto possono magari fare la differenza. E effettivamente,
vedo che la differenza, cioè c'è per tanti bambini, sono contenti, tant'è vero che escono dalla vaccinazione, quando poi aspettano un quarto d'ora e vanno verso casa, ci dicono ok, allora ci vediamo il giorno dell'appuntamento successivo. Quindi insomma, siamo contenti, oppure arrivano addirittura a volte dicendo ah, allora aveva ragione la mamma e papà che c'erano in clown. Quindi diciamo per così, per questa parola insomma, quindi va bene, credo che il nostro sia un buon lavoro, ecco. Ottimo. Avete fatto recentemente anche un evento, anzi più eventi, al centro commerciale di Montebello. Su questo caso vorrei parlare della Teleton. Il supporto alla Teleton, ci spiegate un attimo come avviene la collaborazione, la partecipazione. No, vai Chiara, che comunque sei tu che hai tenuto i contatti e hai sempre tenuto i contatti, vai su. Sì, abbiamo iniziato nel 2021 a collaborare con Telecom proprio per supportare la ricerca, perché siamo messi in contatto con il referente della zona e abbiamo pensato che magari un lavoro fatto in gruppo possa essere più incisivo che un lavoro fatto dal singolo. E quindi ci siamo mossi in questo senso, sia a Voghera proprio, appunto nella città, che è il centro commerciale, dove cerchiamo un po' di sensibilizzare le persone appunto alla ricerca, dare una mano. Quindi abbiamo venduto di Telethon nella campagna di primavera. Adesso in questa campagna, se per Natale c'erano i biglietti di auguri, le candele profumate e il cioccolato, e campagna che prosegue, quindi cercheremo di proseguire ancora fino a San Valentino come data limite, no? Quindi per sensibilizzare. Una buona parte è sensibile e soprattutto conosce già il tema. C'è chi è donatore abituale, c'è chi conosce, magari in altri punti della città ci sono stati altri volontari, o semplicemente per la campagna televisiva, non per comunque una campagna massiccia. C'è una porzione che magari non conosce, ma si ferma, soprattutto giovani. Devo dire che c'è un buon riscontro anche dai giovani, che si fermano, ascoltano e a volte poi provvedono all'acquisto per una semplice donazione. Poi chiaramente nella quantità, ovviamente da chi magari fa questo tipo di offerte ad altre associazioni, oppure non crede sia necessario, o c'è semplicemente chi non intende. Però secondo me la bilancia è più per quelli che sono, quantomeno che già conoscono, che già credono e sanno della veridicità di quella cosa, perché il rischio è che magari Teleton rispetto ad altre associazioni, quantomeno è conosciuto come nome e quantomeno si possono vedere i risultati ottenuti. Ok, invece per quanto riguarda proprio a livello di sensibilità, avete avuto modo, un ricordo emozionante da parte per l'appunto dei curiosi, no? Che hanno voluto contribuire alla Teleton, quindi una scena che vi ha particolarmente, diciamo, emozionato e ha emozionato anche la persona stessa che ha dato un contributo. Posso, ma parlo io semplicemente perché io sono stata presente durante allora posso portare due episodi. Allora, un episodio l'ho presente io e c'è stata una coppia proprio di giovani che hanno avuto 19 anni, molto giovani, si sono fermati perché abbiamo cercato di coinvolgerli, una coppia proprio lui e una lei, e insomma lui è stato carinissimo, proprio si è fermato, ascoltato, acquistato questo cuore di cioccolato per lei, proprio ci è piaciuto perché da non so niente si è fermato, ha ascoltato, ha preso il materiale informativo e poi ha acquistato un cuore. E invece un episodio che ci è stato riportato da altri colleghi che erano presenti, per dire che le persone buone ci sono, è che c'è stata una persona, quando si era in piazza in una commerciale a aiutare appunto Telecom, abbastanza freschine, insomma ha
pagato, e non solo è capitato una volta, ma due, dalla stessa persona. Quindi, insomma, quindi è sicuramente un cenno positivo, ecco. Perfetto. Ultima domanda che la voglio fare a Cristina. Sì. Una persona se interessata, un giovane, qualsiasi persona, a poter contribuire con l'associazione, anche entrando magari nella vostra associazione, come deve fare?